Ragazzi, qui è Del 38 e siamo su Star Wars Battlefront 2 del 2005, ragazzi. Da quanto tempo che non gioco a sto gioco? Oh, da quanto tempo? Ve lo porto per un semplice e banale motivo. Banale si fa per dire. A parte mod, sì, ho un sacco di pianeti, bla bla, non riesco a scendere, un bel po' di cose. Però. Prima di fare una bella partita, già vi dico, peggiore giocatore, forse è meglio. No, è peggiore, no, sono giocatore casuale. Miglior giocatore casuale. Vabbè, dai. Uno, no. Rientro eroe, che cosa determina la mono. Aspetta. Vabbè, sempre. Vabbè, casuale. Dai. Intanto, che volevo dire? Conquista, aumentiamo il numero di 500. Ok. Che cosa facciamo? Voglio fare vedere i nuovi aggiornamenti. A parte che non riesco a mettere quello là grafico, non me lo chiedete il perché, ma lasciamo stare. Che cosa c'è? C'è qualcosa di bello. Parte. Classic Conquest, questo mi piace, che è il Classic Conquest, che è riferito alle versioni di Battlefront 1. Infatti ho qualche mappa. Detto questo, voglio farvi vedere qualche mod. Al di là la mod che hanno fatto da pochissimo, che è bellissimo. Aspettate. Ok, aggiungiamo prima questo. Praticamente questo Rumble Conquest è una sottospecie Battle Royale, uno dei ben come, e a squadre. Tutte e quattro le fazioni, cioè l'impero, i cloni, i droidi e i ribelli, si scannano. Faccio però solo in questa mappa, però, e spiego il perché, perché è piccola e si scannano ed è più divertente. Poi andiamo su Bespin e voglio fare. Ah, giusto, non lo posso fare, come mai? Eroe assalto, eh no, però io volevo la guerra dei cloni. Vabbè, è un classico questo, quindi appunto lo aggiungo. Poi andiamo un po' su Endor, no, Felucia, no, andiamo su Geono. Ah, ecco, questo. Però classico con questo, così vedete il perché. Togliamo questo. Oltretutto, questa è un'altra mod, quindi facciamo così. Poi abbiamo la versione Geonosis, no, voglio mettere quell'altro. Ah, Camino. Facciamo la versione. Quale facciamo? Ok, questa. Campagna storica, va bene? Siete d'accordo? No, meglio di no. È un casino. Cioè, sì, è simpatico, però non lo so. Ah, dobbiamo togliere le frecce perché qua, se non sbaglio, questo va bene. Ah no, devo selezionare per forza uno. Allora, campagna storica. No, non la voglio la campagna storica. No, sto cercando Morte Nera. Migetto. Ah, ecco, sì, facciamo questo. Però facciamo giustamente questa versione conquista. Togliti, ecco, aggiungi. Ogni partita 5 minuti, quindi voglio fare almeno una trentina di minuti. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 partite. 1, 2, 3, 4. Mettiamo. Ci sta questa versione qui. No, cos'è questo? Wow, non l'ho mai fatto, no. C'è questo Naboon Hangar, che non mi ricordo qual è, maledizione. Vabbè, questo è il classico. Ah, Polar Express, no, assolutamente. Prima facciamo la versione qua, facciamo Impero, più questa. Perfetto, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto. Possiamo andare, ragazzi. Però devo togliere la registrazione perché mi crasha, se no. Ok? A fra poco, ragazzi.
Eccoci qua, siamo su Coruscant, abbiamo partita e come vedete è una battle royale, quindi tutti contro tutti. Facciamo Repubblica. E guardate i modelli. Anzi, aspetta, mo faccio una cosa simpatica. Eccoli qua, guardate l'impero! L'impero! Aia, non mi ricordo bene. Aia. Calma. Posso fare questo? Visualizzazione libera. Guardate che bello. Posso vedere tutti i miei modelli. No? Figo. Ah sì, a volte succede sta situazione, ma più che giusto che così era quando mettevi pausa e c'erano cose strane. Guardate i modelli come sono rifatti in un certo modo. Tu basta che premi questo, ecco qua. Ah, come sono belli però. No, no, sono molto accurati. Nel frattempo là c'è una guerra palesemente. Vabbè. Sì, leggermente una guerra fra impero, droidi, cloni, ribelli, un po' troppo. Comunque non ci interessa. Ritorniamo a... Ah, è morto! Vabbè. No, non facciamo i segni, facciamo i segni. I modelli sono bellissimi. Sono stati riaggiornati quasi tutti, palesemente tutti. Quasi tutti. Infatti ve li ho fatti in versioni differenti, così si vede un po' le modalità, gli aspetti estetici dei soldati e cose varie. Giustamente dopo cambio fazione. Ah giusto. Sì, perché sennò non vedo la mappa. Sì, a volte si toglie la mappa. E niente, volevo farvi vedere finalmente questo bel Battlefront che sta aggiornando. Questo sono aggiornamenti del 2018, Non riesco a mettere ancora la cosa grafica del 2018, devo capire perché, cosa devo fare. Perché è stato riaggiornato anche con le luci, ombre, tutto. Quindi per questo voglio aggiornare. Ah, i modelli sono aggiornati pure dei ma io voglio fare una coppa. Oh, che strano. A prova, avete visto il mio numero quanto è grande, no? Se voi vabbè, vedi messo Windu quanto è stato rifatto in HD. Facciamo qualche bel droide, guardatele. Vedi, non lo posso più usare, vedete le unità, vedete il numero unità massime, vedete? L'hanno fatto apposta una cosa del genere. L'hanno fatto, ecco, diciamo che il numero di punteggio l'hanno preso da Battlefront 2 originale. Mi ricordo ancora la gente che si lamentava dicendo: ah, ma è brutto, oh, ma cos'è sta novità? E la novità c'era, aspetta, un attimo, pausa. Eccolo qui, ecco qua. Che bella scena, dai, sembra una scena simpatica. Bella, ok, ritorniamo. E quindi in teoria c'era già questa bomba bellissima, dai, usiamoli. Pam. Le mosse sono le stesse anche abbiamo conquistato sta base, quindi non avremo più l'impero. I cloni stanno là, abbiamo un bel numero di soldati, guardate, ecco qua, conquistiamo anche sta base e siamo a posto. Così facciamo la solita cosa. Poi io voglio farvi vedere quanto è fatto bene gli aggiornamenti dei personaggi. Erano bruttissimi giustamente le versioni. Guarda come sono stati fatti bene. Cioè, mi manca soltanto la questione grafica. Cioè le luci e tutto. Però dopo quello il gioco sembrerebbe un gioco attuale, modello del 2018. No, ma la gente ancora ha iniziato a continuare a lavorarci sopra e a fare tutte le mod possibili e immaginabili. Hanno migliorato di molto l'aspetto estetico del gioco. Infatti, dopo ci sarà un'altra mod che non avrà a che fare con la versione moderna, odierna. Ah, bellissima. Aspettate che... ecco, ogni tanto... ho la vita, ho poca vita. Bella. Praticamente ci sono tante mod che non che dovete sapere che non tutti i modelli dei cloni o dei soldati comunque in generale non sono aggiornati. Questo vale anche per ogni singola mod e vi spiego pure il perché. Perché le mod, i mod praticamente sì, c'è chi usa gli stessi file, quindi creano nuove mappe, nuove squadre dedicate per l'appunto ai... prendendo tutti i file originali e creando delle mappe con quei file. Però c'è un però,
non tutti fanno questo, quindi che significa? Significa che si può beccare una mod con mappe differenti, ma anche delle stesse mappe, però con eserciti diversi, o comunque skinnati, ma che hanno texture leggermente diverse, quindi non rispecchiano quei codici. Quindi peccato, perché se usavano tutti gli stessi texture o comunque codici, praticamente i cloni che erano, che ne so, colorati con l'aspetto, che ne so, tipo tanto o Shock Troopers o quelli là di Kashyyyk modificati e compagnia bella, si sarebbero visti aggiornati graficamente e esteticamente. Invece mo vedremo le differenze che cambieranno di molto, purtroppo. Detto questo, usiamo lui. Che tutti quanti dicono: non si può usare il Troideka, è bruttissimo sta cosa. Allora, io non mi ricordo più come si... infatti, non mi ricordo più come si rotava. Mo sono in una posizione... Come si faceva? Oddio. Non posso camminare così, è inutile. Devo ruotare. E com'era? Perché io sto usando la tastiera, ragazzi, quindi... No, sconfitta! No, ma che... Come? Perché? Abbiamo perso così tanti uomini, com'è possibile? Perché? Vabbè, non ho visto quanti abbiamo killato. Strano, io ho fatto un capolavoro, un gioco, ho massacrato tutto. Ah, è vero, perché io ho fatto la... No, ho fatto l'impero, i droidi. Vabbè, devo staccare perché sennò mi crasha il gioco, ve l'ho detto. Prossima partita. Eccoci qua su Bespin. Su Bespin ho fatto conquista classica, quindi dovrebbe starci con la Repubblica. Ah, eccola, ve l'ho detto io. Questa è la mia mappa preferita. Bellissimi. Sono fatti benissimo i cloni. Sono fatti stra bene nella fase 2. La fase 1, scusatemi. Questa era una delle mie mappe preferite. Aspettate, vi faccio vedere così con una visuale libera. Parte morto già. Guardate come sono fatti benissimo. Pure lui, guarda, le posizioni sono le stesse di come era nella versione originale. L'Arc Trooper, no vabbè raga, è uno spettacolo. Qua solitamente finiva quel cacchio di jetpack, vediamo se poi succede che finirà. No, comunque continuiamo. Ah, vedete che posso fare, però è bruttissimo, mettiamo la visuale così. No, Troideka. Avete visto? Se notate, è successo una cosa particolare, a parte avevo già lei. Però se notate, dopo ve lo faccio notare meglio, che quando viene distrutto un super droid nella battaglia... Aspettate. Eccolo qua. Vedete? I pezzi sono originali. Non sono in quella versione sbagliata, fatta male come nel 2. Vabbè, a parte che pure lei non è malvagia. Oh, è stata aggiornata graficamente pure lei. Pure un bel culo. Bene, andiamo. A proposito del punteggio, qual è? Ah, dobbiamo eliminare il più possibile. Tanto dobbiamo solo conquistare, quindi la modalità è la stessa. Quelli là rimango sempre fermi lì, non c'è niente da fare, è un classico. Non si muovono tutti, devi costringerli in qualche modo. Ok, comunque. No, volevo mostrarvi questo vecchio gioco, però con un aggiornamento del genere. Cioè, è bellissimo. Lo apprezzo molto quando i modder fanno sti capolavori. È passato un super droide e non l'ho visto. Vabbè, pazienza. Oddio, quel droide con la mimetica ha fatto male. Io spero che i modder continueranno a modificare i cloni per mappe. Anche usando sempre lo stesso. Sempre usare questa mod aggiornamento grafico delle unità, così si vedono cloni, che ne so, con le fasce blu, i Shock Trooper, i Galactic Marine, Galactic Marine si chiamano, no, i Galactic Trooper, no, Marine Trooper, come cazzo si chiamano? No, i Marine Trooper, Marine, sono della Marine, morto, bella, bellissima. Ah, qua c'è fuoco amico, non riesco a togliere, me lo scordo sempre di toglierlo. Ah, ci stanno conquistando una base. Aspetta, via. Madonna. Voi ignorate proprio che c'è una base, dato che ci stanno conquistando, eh?
un droideca, no? Fatto pure bene, è stato... No, io ripeto, adoro sto gioco. Comunque, da notare che il droideca è pericoloso, quindi piccola parentesi, attenzione. Il fatto che non lo mettono, non l'hanno ancora messo nel 2, io credo di sapere il perché. Perché uno è complicato da usare. Seconda cosa, avete visto, ho avuto pure adesso ora il problema, ora come ora, purtroppo, di capire come farlo rotolare. Perché c'era un tasto, perché vabbè, tranne con chi ha il joystick giustamente lo fa in un secondo. Il coso. Infatti voglio cambiare, a parte voglio farvi vedere i cloni, guardate come sono belli. Guardate, pure il pilota hanno fatto bene. Vabbè, lui non lo posso usare perché sono al livello. Sono. Ah, non ho il punteggio. Vabbè. No, voglio i droidi. Oh, droid. C'è stato un bug. Comunque, no, non capisco. What? Vabbè. Oh, qualcuno ci sta conquistando la base. Oddio. Oddio. Calmati. Droide, cazzo. Il droide, cazzo. Maledizione al droide, cazzo. Comunque, dobbiamo distruggere quell'essere. Infatti, tanto può sparare a raffia. Tanto non arrivano i proiettili. Il droide, cazzo, comunque è pericoloso. Il droide distruttore, conosciuto anche come droide distruttore, è pericolosissimo. Se vogliono mettere nel nuovo gioco di Battlefront 2, devo mettere solo un'unità. Una, cioè, proprio del tipo. E costa tanto. Deve costare, almeno quanto un eroe. Sì, perché il droideca, anche se, ok, è fragile, se per l'appunto è, per l'appunto se sta a forma di ruota, ma ragazzi, forma di ruota, non forma di ruota, quel coso se si mette lo scudo, dopo sono cavoli, sono tanti cavoli, vedete, poi inizia a rompere, perché questo poi è una torretta, male se mette. E poi per buttarlo giù ce ne vuole, eh? Vabbè, mo sto affrontando NPC, però se fossero stati dei soldati, dei giocatori, sarebbe stato un po' un problema. Dobbiamo conquistare qualche base. E stavolta uso il mio pilota. Il mio pilota preferito, però dovrebbe avere il fulmine in teoria, però, pazienza. E qua doveva avere una pistola, vabbè. Pazienza, andiamo a conquistare gli spazi. Bello questa mappa. Vittoria. Ok. È andata bene, dai. No, questo è un gioco che io ho amato da bambino e ancora tuttora lo adoro e non c'è niente da fare. Bene, prossima partita con una mod diversa stavolta per farvi vedere gli aspetti estetici come variano rispetto con la mod. Intanto tolgo la registrazione. Ecco, Geonosis Spire, la versione classica, io vi ho messo le versioni classiche, questo dovrebbe essere pure sempre classic, what? Aspetta, ecco, questa è un'altra mod, ragazzi, è un'altra mod, questa è la versione aggiornata del vero Battlefront, attenzione, di quello là a quello là del 2 che hanno fatto l'aggiornamento grafico. Infatti, a parte che questo è stato geniale a mettere due versioni Delta Recon, che figata. Quindi si alternano gli aspetti estetici dei cloni, così a caso. Vedete come sono le versioni modificate, aggiornate. Ma questa è la versione, vado, mi metto pausa, visualizzo un attimo. Allora, se vedete, eccolo qua, queste sono le versioni aggiornate del gioco di Battlefront 2 del 2005 che sono state aggiornate, mi sembra, nel TAR 2016. Questi erano gli aspetti attuali dei modelli. E infatti eccolo qua, anche del clone. Credo che notate una bella differenza tra, giustamente, tra la mod attuale che vi ho fatto vedere prima e la versione questa qui, che è un po' più recente, meno recente, va, mettiamola così. Però la spalliera è fatta molto meglio, no, non c'è niente da dire. E poi vedo qualcuno che blocca. Aspetta. Ah, ecco.
Vedete, sì, perché tutti i modelli sono stati aggiornati. Solo che voglio farvi notare una cosa simpatica. Ecco, si vedono i piloti all'interno di questi fottuti veicoli, non come nel 2. Vedete anche qua, vedete pure il pilota ce l'ha dietro adesso, l'ingegnere. E non solo, non solo, ecco, non solo. Mo' vi faccio vedere questi qua quando entrano. Vedete anche dall'altra parte si è occupato. Dovrebbe entrare. Eccolo qua. Guardate. Guardate. Mo' ditemi voi come era fatto bene nel 2, come anche nell'1, perché così è palesemente. Anzi, no, nel 2 hanno fatto sta bravata. In teoria di coprire le visiere dei veicoli, però così era il gioco nell'uno ed era tutto dettagliatissimo. Cioè, poi partono e chiudono i cosi. Mo', ditemi voi perché questa cosa non l'hanno potuto fare nel 2 attuale. Comunque, mentre questo spara, barra, madonna, come spara. Andiamo ai veicoli. Intanto là vedo dei droidecans. Che spariamo. Vedete, i modelli sono, siamo di, aspettate, ecco, se no non mi regolo. I veicoli sono tutti visti, ecco, poi ci sta lui così a random, madonna come sei brutto, però no, quindi qua aspetta. Oh, questo è un altro mondo, ve l'ho detto, questo è un altro mondo. Aia, dolore. Intanto voglio vedere un poco qua. Ecco, vedete che cosa hanno fatto qui? Aspettate. Ecco, hanno messo il comando e poi ci sta più avanti un altro modello che... Aspettate. Ah, queste sono le versioni del Super Droid Battaglia classico. Come qua, questo ha ucciso un clone. Vabbè. Ah, ecco, guardate chi c'è anche come mod. Vabbè, giustamente. Vabbè, nel 2 Battlefront 2 attuale abbiamo che lui ci comanda, però non sarebbe malvagio vederlo in partita. Poi qua chi abbiamo? Madonna, quanto è cur sei curvissimo. Vabbè, ma quello sono io che sono morto. Vabbè, riprendi, infatti, ero quello là morto. Bene. Continuiamo a giocare. Vedete? Ah dai, uso lui, mi piace. Che cosa dobbiamo fare? Ah, noi, questa è una missione, giusto? Ecco perché non mi trovavo. Vabbè, oltre missione, anche una mod, quindi. No, ma guarda com'è fatto bene. Ecco che io adoro i modder a volte. Quando i modder, che cosa fanno? Non modificano completamente il gioco, ma lo aggiornano o comunque aggiungono cose, il gioco lo fa diventare ancora meglio. E poi ho notato una cosa dei comandi che hanno fatto. Ah, oddio, lanciafiamme, ma che sei? Ah, Boba Fett. Aspetta. A parte che sono morto male, ma non l'avevo visto a Boba Fett. Madonna. Vabbè, continuiamo. No. Sono morto male. Tipo, Madonna, il Burzum proprio. Ah, che bello il comando. Io voglio paragonarmi con un altro comando che quello che avete visto non è sbagliato, ma è una moda visuale. Vediamo se posso vedere. Ah, eccolo qua. No, non posso. Ah, ecco, questo comando rispetto a quell'altro è un po' più diverso. Gli hanno fatto. L'hanno un po' modificato. Sì, perché credo che sono due modi in una. Noi, la mia missione tanto sto per finire, la stiamo per perdere la missione comunque. Sì, siamo a 9 contro. Sì, perché la missione nostra era di assolutamente di sconfiggere Boba Fett, Jango Fett, anzi, scusatemi. Ma siamo messi poi male, 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 male. Vabbè, io sto, vi sto facendo vedere la mappa. Ecco, vedete che succede. Allora, voi dovete sapere che visualizza libera. Che qui con queste mod, a parte come sono figo, sono
sono fighissimo. Praticamente con queste mod tutti i tuoi NPC soldati possono usare gli eroi. E poi l'eroe entra qui dentro. Bello, bravo eroe. Bravo. Mi prendete a rompere le scatole, potete farlo rompere le scatole. Se vedete come spara, visualizza. Spara due. Come effettivamente spara il Droideka. E porca miseria, mi ha preso proprio di mira. Secondo me farà una brutta fine. Il trucco del Droideka: o ci vai troppo vicino, o per l'appunto, ma abbiamo perso. Sconfitto. Vabbè, ma vi sto facendo vedere vi sto facendo vedere le mod, vi sto facendo vedere gli aspetti estetici e i modelli. Ah, quello ha fatto proprio schifo. Mace Windu mi ha battuto, dai, 4-4-3, cioè, sembra 4-4-3, sembra quelle cose di calcio, no? Vabbè, cambiamo mappa, vediamo un po', prossima mappa. Migeto, eccolo qua. Qua Migeto, perché aspetta, avevo messo Classic Conquest, non mi ricordo cosa. Ah, ecco, versione. Ah, ecco. Vabbè, facciamo i droidi, dai. Facciamo i droidi. Che poi ha droidi ingegnere. No, vabbè, cloni. Non ce la faccio a fare. Vabbè. Ma io sono scemo, sa che faccio? Ritiro, voglio fare i droidi. Sapete perché? Voglio far vedere il droidek quanto cacchio rompe di scatole. Vabbè, già lui. Calma. Mo sono a... Allora. Ah, a proposito, ricordate che ve l'ho detto, i buoni usano. Cioè, sia i buoni che i cattivi usano comunque gli eroi, quindi puoi peccare l'eroe. Guardate Grievous, dai. Vabbè, faccio lui. Ah, guarda che lui non conta, nei punteggi. Lui non conta proprio il punteggio, ve lo dico già da ora. Poi fa la cosa dell'eroe quando corre, guardate. Scusami. Oh, attenzione che. Dai, quanto è figo. Bellissimo. Però c'era un modo per difendersi. Ah, ecco, vedete com'è. Eccolo qua, vedete? Fare i colpi, attacca tutti, eccolo qua. Però, meno mi interessa perché è morto. No, ma non mi interessa, io voglio usare il Droideka, quindi voglio farvi vedere come funziona, quanto è pericoloso. Eccolo qua, no, e chi c'è qua? Ah, un clone! Cani della Repubblica! Quindi voglio farvi vedere, madonna, ho fatto due one shot, e due kill proprio. Com'è bello che tu lanci. Le munizioni qua sono, non sono infinite, rispetto al 2, rispetto a quello attuale. Vi spiego pure il perché. Gli ingegneri hanno un obiettivo, oltre che usare i veicoli, ma anche questo. Noi ci curiamo con questo, sia cura energie, sia munizioni. Quindi che significa? Significa che se queste cose vengono distrutte, chiunque gioca al multiplayer qua era nei guai. Madonna, troppi veicoli, troppi nemici, troppi nemici, fammi vedere se riesco a usare il droid. Niente, non lo so, non riesco a usare il droid. Comunque. Vediamo un po'. Tanto sta a finire il tempo, perché io qua ho messo a tempo. Madonna, ah, giusto, voi dovete sapere che posso cambiare il personaggio avvicinandomi qua, però non mi ricordo qual era il caso. Ah, ok. Io mo non mi ricordo qual è il tasto per capo. Ah, ecco, era C, è vero. A capo. Ecco com'era.
Poi vi faccio vedere che strage fa. No, non fa strage, ok, ritiro quello che ho detto. Ritiro quello che ho detto, faccio schifo, non lo so usare. No, aspetta. No, mo. Il droid è che in una zona chiusa, ad esempio, è pericoloso. In una zona un po' più aperta. Guardiamo, vediamo quanto riesco a fargli male. No, non riesco a fargli male, bene. Sono inutile. Neanche quel droid è che riesco a fare qualcosa, no? Ma riesco a uccidere nessuno, ma faccio schifo. Sì, perché qua c'è una certa misura di distanza per uccidere persone. Sono bravo, so uccidere persone, sono bravo. I promise, sono bravo. Il bello a volte quando finiscono. Ah no, è tutto buono. No, no, lo sono bloccato. Poi il bello è che chi sta là sopra tu lo puoi uccidere accidentalmente se lo colpisci bene. Aspetta, ecco, vittoria. Sono come sono come mi sono fermato, bellissimo. Bella, bene, prossima missione, dai, mi sto divertendo troppo ragazzi, mi sto divertendo con voi. Polar Express, questo lo dedico a un mio amico che adora le cose classiche vintage, ma soprattutto perché la mod è stupenda, e stavolta facciamo l'impero. Vedete come è posizionato, dobbiamo già... Io parto da qua, voglio partire. Vi faccio vedere tutto il treno. Ok. Questo mod chi l'ha fatto è geniale. Questo dovrebbe essere la terza classe. Sì, vedete, è la terza classe. Ah, la torretta, c'è la torretta, c'è la torretta. Distrugge la torretta. Poi non si... Madonna, calma ragazzi, state calmi. No, chi è che... No, chi è quello? Regali, cloni, soldati, cloni, ribelli, scusate. Si stanno facendo una brutta fede, va bene. Ah, no, chi è... No, ma dai, bastardo, ma cos'è? Abbiamo pure... Oh, perfetto, qua no. Voglio personaggi fighi, ingegnere, no. Assaltatore, vabbè. Dobbiamo conquistare tutte le basi, quindi cerchiamo di raggiungere. È difficile, la vedo molto difficile. No, la granata! Ho chiuso, chi ha chiuso la porta, stronzo? Ho ammazzato pure i miei compagni, scusate. Vabbè, andiamo a capotreno. Non sappiamo come siamo riusciti ad arrivare a capotreno, ma... Siamo sopra il treno, che poi non capisco il... Madonna, a volte mi spaventa, ma... Ah, è un mio compagno, scusate. Palla in bocca! No, ma sono scemo! Oddio, aspettate, no, io voglio vedere tutta la mappa, che non si sta capendo una mazza. Aspettate, voglio entrare da qua, no? Allora, io qua ero entrato e c'ero lì, impero, ok. Ah, ok, sala VIP. Ecco qua, ristorante. Cucina, eccolo qui. Io in tutto ciò sto facendo il percorso opposto, questo. Cioè, no, perché io voglio far vedere tutta la mappa, più o meno, se riesco. Questo era... Ah, sì, questi siamo agli ultimi vagoni. Sì, perché questi sono quei cosi dei merci. Trasporti merci. Sì, infatti era uno degli ultimi vagoni. Sì, vedete, siamo arrivati qua. Dovete scendere dal treno. Sono sceso. Ok, sono sceso. Madonna, sei più bello tu che la versione... Vabbè. Madonna, che casino però. Sembra la bandiera della Francia, ma ha fatto male. Bene. Però pure i personaggi qua sono fighi. Solo per farvi vedere, perché non vi ho fatto vedere nulla. Belli. No, ma comunque è impero. Dai, andiamo. Andiamo! For Emperor, per l'impero.
Oddio, bellissimo, non l'avevo visto. Aspetta, fermi. Ma è bellissimo, zitti, no, io mo salgo, voglio vedere la parte davanti, cioè. Ma non l'avevo visto. Bellissimo. È bellissimo. No, è, chi l'ha fatto è un genio. Ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carrozze. Madonna, tutto impero. Tutta la ribellia la faccia da qua. Che si parte proprio dall'inizio. E si va dritti e vediamo dove, quanto è bello da vedere. No, no, è stato un ottimo lavoro, lascia stare. Chi l'ha fatto, ha progettato tutta sta mappa, è stato geniale. Sì, però. Clone, droide, impero. Sto scemonendo, via. E fuori. No, dobbiamo entrare qua. Ah, ce l'ho conquistato sta base. Ora capisco tutto. Abbiamo conquistato la base, perfetto. No, c'è qualcuno. Okay. Questo quindi è la sala VIP, bello bello. Che poi so, è anche la sala riunione. Poi questo è il ristorante. E la cucina sta proprio lì, giustamente. Qua ci sono i Phil che mangiano in TK, in TK. Resistance, ho fatto la resistance. Oh, non riesco a usare. No, voglio usare te. Andiamo, dove dobbiamo andare? No, non sono abituato a questa mappa. Ah, comunque è pure caotico, vittoria, è pure caotico perché ho messo 36 giocatori, quindi si scannano e si massacrano. Questo devo fare nell'arcade, devo aggiornare il gioco in questo modo, fare un tot di numero esagerato e sclerare come dei matti, al di là che può essere eliminazione, conquista, assalto, eccetera. Prossima mappa, ragazzi, sempre la stessa poi oltretutto, è sempre la stessa, ve l'ho detto, ma ha un particolare. Ha un piccolo particolare, è nella versione vintage originale di quell'era, quindi abbiamo a che fare con assassini e mafia, tizio che non so, controllore, donna, Indiana Jones. Qui invece abbiamo lui, assassino, non me lo chiedere. Fantasma. Va bene, andiamo a da qui e andiamo a uccidere gente. No, vabbè, ma è geniale. Avete visto il numero quant'è adesso? Perché le mod variano i soldati, il numero di soldati. Comunque, ripeto, è geniale. Ho fatto il giro al contrario. Avete visto? Vedete come spara? Oddio, splatter! No, ma dai, ma cos'è? È bellissimo. Chi l'ha fatto è un genio. No, vabbè, ma cos'è? Il cervello! Ma cos'è? Fermati, fermatevi. Ah, ma io devo conquistare sta base, non l'avevo ancora conquistata. Fatto geniale. Bastardo. Comunque hanno fatto le versioni come di what? Hanno fatto le versioni le unità, sì, è impero, ma in teoria sono droidi perché tu li spappoli. Questo è un droide, no? C'è un droide. Ehi, la madonna. Oh. Calma, Adea. No, era una sottospecie di cervello. Come si chiama quel coso? Questa è una cosa un po' richiama le cose di una volta. Donna. Un fantasma. Ho ammazzato un fantasma. Non me lo chiedete come. Vedo una faccina sorridente. Perché vedo una faccina sorridente? È un palloncino. È un palloncino con la faccina sorridente. La cosa mi inquieta molto. E poi io non credo sia una... Madonna, calmati, Jack Frost qua. Ma no, morto male. Facciamo il controllore, dai, facciamo il controllore.
Solitamente un controllore dovrebbe ammazzare i mafiosi. Però, vabbè, questi sono di Al Capone, quindi tutto a posto. Grazie, donna, mi hai curato. E pure un bel culo. Ah, ecco che cos'è. È una lancia il biglietto. No, ma è geniale, aspetta. Oddio, lancia il biglietto della... da viaggio, del tipo... Ah, non hai pagato? Mo te lo faccio pagare io. Guarda, ti lancio la carta, tieni. No, non lo... Chi è? Ecco qua, una multa. Ti faccio una multa. Guarda, ti faccio una multa. Oh, è fuori. Ti faccio una multa, tieni, morto. Era una multa molto salata, guarda. Tieni, aspetta, guardate. Guardate sta multa, guardate sta multa. Ti faccio una multa. Ti faccio una multa, non riesco a correre. Ti faccio una multa, tieni. Ah, devo essere molto vicino, insomma, per farlo. Ok. No. Brutto. Vabbè, prendiamo un altro personaggio. Facciamo lei. Che mi ricorda qualcuno, ma non mi ricordo chi. No, Lara Croft, però gli somiglia. Qualcosa mi dice che ha un brutto ha qualcosa come lanciafiamme. Però non lo so che cazzo tiene. È bellissimo. È bello come spara. Ah, ho sbagliato, scusami, è che sei vestito mafioso, a volte ammazzo te, scusami. Comunque dovremmo averlo, madonna, splatter. Bella. Guarda. No, comunque è strano. Ma cosa sei tu? Ma sparisci. Ma cosa? Ho visto ali. Che mod strana dietro. Sparisci, sparisci, sparisci. Abbiamo comunque vinto, credo. No, abbiamo perso. Pochissimo. Abbiamo perso. Questo non si è scordato. No, non si è scordato. No, scusa, mi ha ammazzato il mio amico. Vittoria. Bene. Bella partita. È un po' stato particolare, lo so, lo ammetto. È stato abbastanza strano e particolare. Però mi sono divertito tantissimo a fare sta mod. Queste mod, a portarvi questo vecchio gioco di tanto tempo fa. E niente, ovviamente lo riporto quando ci sarà qualche aggiornamento figo. E niente. Quindi vi saluto, ragazzi, qui dal 38 passo e chiudo.